Eccomi qua. Allora, ciao a tutti, io sono Andrea De Carolas Web e appunto, come hanno già detto loro, ahimè, devo ripetere un po' di cose, lavoro con Matteo in Modo, su Twitter siamo Made by Modo e oggi parleremo di performance, le performance come esperienza religiosa. Quanti di voi hanno familiarità con questo titolo? Fantastico. Non ha nulla a che vedere con la religione, ma è il titolo di questo signore qua, che non è un santone, è uno scrittore americano che è morto un paio di anni fa, si chiama David Foster Wallace. E David Foster Wallace nel 2006 ha scritto un articolo sul New York Times che si chiama Federer come esperienza religiosa. Ciao, Ciao, scusa, ciao, ciao. niente, ho Abbiamo appena iniziato, vai iniziato, tranquillo. ottimo. Ciao, ciao. E David Foster Wallace ha scritto questo libro che si chiama, questo articolo che poi è diventato un libro, che era Federer come esperienza religiosa, che in Italia è stato tradotto Tennis, il tennis come esperienza religiosa, ed è una descrizione dettagliatissima di quello che è il giocatore di tennis più forte degli ultimi 20 anni. Che se qualcuno di voi fosse vissuto su Marte negli ultimi 20 anni è Roger Federer, che vanta al suo attivo tipo 90 titoli personali, 18 slam, tra cui l'ultimo l'ha vinto a gennaio. E c'è questa descrizione nel libro, c'è questa descrizione dettagliata di sia dei movimenti e delle gesta eroiche di Federer, sia del contesto nel quale di Wimbledon, dove appunto gioca una delle partite più belle della storia del tennis. Una cosa di cui non parla David Foster Wallace nel suo libro è di me, che gioco tennis da disperato da circa 2 anni e che batto campi, diciamo, un po' più di bassa lega. Questo è il campo della ridente Martinsicuro, in provincia di Teramo, e che ho giocato circa 200 partite ad oggi. Ho fatto un conto apposta per il talk. E niente, il livello di esaurimento è il livello che tipo mi sono fatto da solo lo sponsor della Coop sulle reti della racchetta, perché mi piacerebbe essere sponsorizzato dalla Coop sotto casa. E uno dice, vabbè, sti cazzi delle performance. In realtà ho fatto questo talk al CSS Day e quindi ho cercato di fare, siccome l'argomento diventa, come dire, un po' noioso in un attimo, allora ho cercato di fare il paragone con una cosa che non c'entrasse nulla. E in realtà i paragoni, volendo, ci sono, perché da Wimbledon allo Stadeco vuol dire sia che tu debba lavorare su un sito molto grande, molto complesso, sia che tu debba lavorare sul tuo blog o su un sito per siti web qua sotto. Ci sono ottimizzazioni performance che si possono fare a tutti i livelli e con diversi gradi di complessità. C'è una sfida costante tra le diverse parti in causa, quindi c'è da fare conti con il grafico di turno, l'editor di turno, che possono essere la stessa persona, persone diverse o dipartimenti diversi. E c'è un aspetto non tecnico, che nel tennis è l'aspetto psicologico, e nelle performance è l'aspetto più relazionale o di, come dire, di dinamiche, che è tanto importante quanto quello tecnico. Più nel dettaglio parliamo ovviamente di performance front-end per darvi un'idea, questo è un talk che ho trovato questa profondissima metafora dell'iceberg. E noi siamo più o meno sulla punta bassa dell'iceberg, e da qui si possono approfondire un miliardo di temi. Diciamo che, per essere più precisi, c'è questo iceberg e noi ci giochiamo a tennis vicino e guardiamo, diciamo, l'argomento con quest'ottica sportiva. Diciamo performance web. Allora, come diceva benissimo Oleg prima, Steve Souders, che è uno dei guru delle performance web, la sua Golden Rule, che disse negli anni, tipo nel 2006, se non sbaglio, disse che l'80-90% del response time, cioè di quello che vedi, che percepisci come tempo di caricamento di performance, succede nel browser, e quindi ha senso concentrare per l'ottimizzazione in quello che è la parte, diciamo, front-end che arriva nel browser. Ad oggi è vera questa regola. C'è un'altra persona che citerò spesso in questa presentazione, che ho citato spesso anche al CSS Day, ed è Grazie Arcazzo, che, diciamo, sono una serie di ovvietà più o meno banali, che però fanno, come dire, sono vere.
Prima di tutto, la prima tra queste, un sito veloce è meglio di un sito lento. Sembrerà una banalità, è una banalità. Però succede che spesso ci sono delle scelte da fare che riguardano i vari aspetti e non c'è un motivo preponderante uno rispetto all'altro e magari le performance sono proprio quel motivo che manca e che si può, e può fare la differenza tra una scelta e un'altra. Tra i vari i motivi per cui le performance sono importanti, considerate che questa, come dire, se siamo qui, tutti sappiamo che le performance sono importanti, però lo raccontava una platea di non tecnici o di, come dire, di CSS ari puri, e quindi raccontavo pure questi aspetti qua. Quindi migliora la SEO, nel senso che c'è, ho detto SEO in una conferenza di tecnici. C'è questo Gary Hills, che è uno dei pezzi grossi di Google, che ha fatto questo articolo a fine gennaio di quest'anno, se non sbaglio, sul come Google calcola i tempi di crawling dei siti. Cioè, in pratica, i suoi spider hanno un tempo dedicato per ogni pagina e per ogni sito. E questo tempo è maggiore o minore, quindi indicizzano più o meno contenuti anche in base a quanto si carica veloce il sito. Più il sito è veloce, più tempo spenderà Google sul sito per indicizzarlo. Migliora ovviamente la UX. Tra le varie persone da segnare c'è Lara Hogan, che ha scritto uno dei libri, diciamo, di riferimento sulle performance web. E nelle sue ricerche dice che un utente si aspetta che una pagina si carichi a prescindere dalle condizioni in 2 secondi. Se si superano i 3 secondi, il 40% degli utenti abbandona il sito. 2 secondi è una soglia, diciamo, si può fare facilmente meglio. Migliora la redditività dei siti, altro studio, il 28% degli utenti che ha una percezione che un sito è lento o fa fatica per la prima volta che carica il sito, la prima volta, abbandonerà perennemente il sito e non tornerà mai più. Della serie, arrivo, a questo sito è lento, che palle, vado via. E non torno mai più. Fonte, la maglietta di Oleg. Detto questo, lì la tipa che ho citato prima, Lara, esatto, la Lara Hogan. Cita un sacco di fonti, di studi, di white paper nei suoi libri e sono andato a vedere poi questi white paper, cosa dicono, ho approfondito un pelo e c'è questa SOASTA, questa casa di consulenza, che in un suo white paper tipo usa come claim "You don't get a second chance to make a first impression", cioè non avrai una seconda possibilità di fare una prima impressione, che è anche citata dalla nostra sempre verde Grazia Arcazzo. Tornando ad un esempio un pochino più serio, Shopzilla, che è un altro mega e-commerce americano, ha abbattuto il tempo di caricamento da 7 a 2 secondi e ha avuto un incremento sia ovviamente delle page view che alla fine delle revenue derivanti da queste page view. Quindi, riassumendo quello che abbiamo detto fino adesso, come il tennis va bene le performance vanno bene per ogni tipologia di applicazione, sito, quello che è. Per ogni aspetto, diciamo, tecnico o meno tecnico, e c'è un aspetto invece puramente relazionale sul quale arriveremo più tardi. Gli utenti ci fanno caso, UX, la SEO ci fa caso e la redditività ci fa caso. E se ve lo siete dimenticati, una volta mi sono fatto il logo della Coop sulle corde della racchetta. Andiamo a noi, le basi. Torniamo un attimo sul tennis, è un tema importante. Quello che vedete dietro è Arthur Ashe, si vede pochino. Questo che vedete qui è il momento in cui Arthur Ashe, che è stato il primo giocatore di colore a vincere Wimbledon, è il momento della sua vittoria. Ecco, ha chiuso qui, questo era l'obiettivo della vita, lui si gira, fa così, finisce, si veste e va a casa. Questo è l'obiettivo di una vita visto da Arthur Ashe. E se vedete tipo quando ha vinto Nadal nel 2008, si è arrampicato, andava a salutare il re, ci ha fatto delle robe. Vabbè. Comunque, tornando a noi, le basi con Steve Souders, quello di prima del Golden Rule, che diciamo che sono racchiuse in questo libricino, High Performance Websites, che è un libro del 2008, quindi prima di tutto, prima del responsive web design, prima di HTTP2, prima di un sacco di cose. Ci sono 14 regole da utilizzare, più o meno sono quasi tutte valide e
E diciamo che molte di queste fanno parte come dire, delle buone pratiche da rispettare per fare un sito web. Molte di queste le utilizziamo e va bene così, cioè tipo mettere i CSS nel LED e caricare i JavaScript in basso prima della chiusura del body, minificare tutte le risorse, gzipparle, cacharle. Tutte queste, diciamo, pratiche, fondamentalmente quello più importante era minificare le chiamate HTTP, quindi CSS, JavaScript, quello che è. Tutte queste pratiche qui sono tuttora valide, si possono avere delle buone performance semplicemente rispettandole. Diciamo che nel frattempo sono cambiate un pochino di cose. Mi metto di qua che riesco a vedere meglio lo schermo. Sono cambiate un pochino di cose e oggi ci sono un po' più di variabili in campo. Prima tra tutte responsive web design, che storicamente non ha la fama di essere una soluzione veloce per i siti mobile, nel senso, se paragonata a un'app nativa o se paragonata a un sito mobile, ciao, Scusate, niente, figurati, ciao, buon proseguimento a tutti, ciao. ciao, non sai cosa ti perdi. E il responsive design, dicevo, paragonato a un sito mobile o a un'app nativa, non ha la fama di essere particolarmente performante. E non è una cosa normale, nel senso che andiamo a lavorare per questo, può essere altrettanto performante. C'è un problema, diciamo che ci sono delle problematiche legate al design, nel senso che ci sono molti più vincoli da parte del design, ad esempio le immagini, o ad esempio i font, caricare tutti quei font, c'è una questione, diciamo, grafica da gestire. In particolare le immagini occupano. Un momento, i paparazzi ve l'avevo detto. E in particolare le immagini occupano, questa qui è da Web Archive, no, Web Archive, httparchive.org, ed è la media di come vengono utilizzate le risorse in una pagina. Quella parte blu scura, ovviamente, sono le immagini, se vi state chiedendo quant'è, più o meno il 66%. Quindi ben più della metà di spazio di una pagina web viene occupata dalle immagini, quindi le immagini sono molto importanti. Ci tengo a sottolinearlo. L'anno scorso sono andato, anche l'anno scorso ho parlato al CSS Day, e per fare il simpatico, alla fine del talk, per fare il riassunto di chiusura del talk, ho fatto un piccolo rap per riassumere quello che avevo detto. E parlavo, il tema era il rap, quest'anno il tennis, l'anno scorso era il rap, e quindi facevo tutto l'idiota con questa cosa qua, è stato molto simpatico. Ed era il talk sulle responsive images. Il tema delle responsive images l'anno scorso aveva vinto il Net Award, quest'anno è tuttora molto importante. Quest'anno, per non parlare di rap, mi sono vestito come un imbecille alla conferenza, e diciamo che siccome adesso fa più caldo, non mi sono stato a rivestire così, ho fatto un mix tra, diciamo, Borg, McEnroe, l'altro Tannenbaum, e vabbè, ed eccomi qua. E tornando al front-end, quindi quello che abbiamo detto adesso, anche lato CSS ovviamente ci sono delle migliorie che si possono fare, lato HTML ci sono dei miglioramenti che si possono fare, lato JavaScript ce ne sono parecchi. Oppala. Lato server, in realtà c'è la più grande ottimizzazione che si può fare, nel senso si passa da HTTP 1 ad HTTP 2. E quello lì cambia un po' le regole del gioco, nel senso che essendo il protocollo sul quale si basa il web, cambiando quello, tutti gli altri cambiano di conseguenza. Poi arrivo più nel dettaglio. Quindi, ricapitolando, ieri le 14 regole di Steve Saunders andavano più che bene, oggi ci sono molte più variabili da tenere in considerazione, responsive design, le immagini, i design, sia lato front-end sia lato back-end. Poi, siccome non è facile parlare di tennis, ho trovato perché c'è molto poco da dire, perlomeno nel mio caso, ho trovato dei video simpatici di Roger Federer che si fa finta di essere tennisti di altre epoche, e quindi vi beccate pure questi. Qui fa finta di essere tennis legend, vabbè, quelli degli anni 20. Torniamo a noi. Due tipi di performance bisogna tenere in considerazione, qui per i più tecnici, due tipi di performance. Performance reali e performance percepite. Le performance reali sono le performance reali, nel senso quanto tempo ci mette la pagina a caricarsi. Le performance percepite sono come un utente, quanto un utente pensa che sia veloce un sito. Questo aspetto qui è, se vogliamo, più importante del primo.
Perché appunto è quello che lascia il feedback, che lascia è il touch point con l'utente. Come misurare? La prima cosa che bisogna fare ovviamente è avere dei metri di paragone, quindi misurare le performance. Come misurare le performance? Il primo tool ovviamente per misurare le performance ce lo dice la nostra amica di sempre, quindi Google PageSpeed, e quindi tutti lo conosciamo, non spenderò una parola di più. Quello che vi posso dire è che palle, Lighthouse è la versione Node del PageSpeed che vi potete installare sul browser e testare con il plugin di Chrome. E quindi vi fa, diciamo, in locale le prove di Google PageSpeed. Se volete scrivere, vi lascio un secondo di più. Detto questo, all'interno di Chrome c'è un tab che si può attivare sulle performance negli inspector. Meriterebbe un talk solo questa tab dell'inspector, non sono qui per farlo anche perché non sarei capace, però ci sono tutte le risorse, lo spaccato delle risorse qui, il film frame di come si carica la pagina, tutta la cascata delle ricariche, insomma, questo qui è un piccolo mondo a sé. Se cercate delle informazioni veloci, questo qui è un ottimo punto di arrivo, ma se dovessi consigliarvi una risorsa tra tutte, di sicuro vi consiglierei Web Page Test. Che cos'è Web Page Test? È senza ombra di dubbio, quello più brutto da guardare, che ovviamente, come succede spesso, è anche quello più utile. In particolare ci sono due valori che vi voglio puntare. Uno è lo start render, cioè quando inizia a visualizzarsi la pagina, e il secondo, quello più importante di tutti, è lo speed index. Quanti di voi sanno cos'è lo speed index? Dai, voi non contate, tu anche non conti. Fantastico, non lo sa nessuno, sto per dire una cosa utilissima, perché vi spiegherò cos'è lo speed index. Lo speed index è un valore che si calcola in questo modo. Questo è il tempo di caricamento, è il film strip di come si carica una pagina. Quindi così è a zero, premi invio, passano 0,5 secondi, passa un secondo e c'è la pagina completa al 100%. Qui è completa in parte, qui è completa per tutto. Quindi immaginatevi, c'è solo questo grafico, sono stato bravo sui grafici. Immaginate due siti, sito rosso e sito blu. Il sito rosso qui inizia a caricarsi e lì su ha finito di caricarsi. La stessa cosa il sito blu. Il sito rosso inizia a caricare, qui è quanto è completo visivamente, qui è quando è carico tutto. Quindi il sito rosso inizia a caricarsi. Aspetta, aspetta, non fa vedere niente, quasi niente. Aspetta, 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 e verso la fine, boom, si carica tutto. Il sito blu inizia subito e carica buona parte di tutto il contenuto, poi aspetta pure lui fino alla fine, si caricano tutti e due allo stesso tempo, le performance reali. Però il sito blu ha una, diciamo, visivamente sembra che si carichi molto più in fretta perché c'hai una grossa quantità delle parti della pagina già caricate. Lo speed index è il volume di quest'area qua. Di quell'area fuori da queste due righe. Quindi questo è il sito rosso, questo è il sito blu, lo speed index è la parte bianca. Più è basso lo speed index, più siamo fighi, più il sito si carica, sembra ve più velocemente. Se volete un riferimento, lo speed index dovrebbe essere sotto i 1000. Sotto i 1000 è molto peso da raggiungere. Si può fare, bisogna sputare sangue, per usare un termine tecnico, però si può fare. Il primo paint significativo invece, sotto. Il secondo serve per dare diciamo che per riuscire ad avere quello speed index. Ci sono una serie, come diceva Matteo, ci sono tantissimi tool per testare le performance. Speed Curve è quello che costa un sacco di soldi, che dice Matteo. Pingdom è un altro, Wiseslow è un altro plugin di Yahoo. Ce n'è di ogni. Guardate quello che potete usare, quello che fa più comodo al vostro caso e utilizzatelo insieme. Quelli che vi ho detto fino adesso sono già ottimi strumenti e sono più che sufficienti per garantire delle buone performance. Secondo step, abbiamo misurato, possiamo ottimizzare. Prima di andare nel dettaglio, quanto dobbiamo ottimizzare? Facile, 20%. Test cognitivi alla mano, fonti che non ci sono, ma i libri della Rogan sono pieni di esempi. Il 20% è la quantità di differenza di performance che viene percepita. Se io ho un sito che si carica in un secondo, se io ottimizzo il 5% delle performance e si carica in 95 millisecondi, sì, 950 millisecondi,
Nessuno se ne renderà conto. Se lo ottimizzo a 800 millisecondi, qualcuno se ne renderà conto. Quindi, come migliorare le performance rispetto allo stato attuale, come migliorare le performance rispetto al competitor, 20% è il minimo legale. Microsintesi fino adesso, performance reali e percepite, distinzione, misurare le performance, speed index è il valore più importante, ottimizzare le performance del 20% almeno. Andando avanti, siamo già a 20 minuti, mio Dio. Questo è un altro spaccato di quel video che vi avevo detto. Ruggenti anni 80, Roger Federer, exposed, vabbè. E quindi che si fa? Iniziamo ad andare un po' più nel dettaglio, devo accelerare. Responsive web design, le pratiche per realizzare buoni siti responsive sono tuttora valide. Mobile first, ma soprattutto progressive enhancement, sono ottime modalità di sviluppo. Quindi diciamo che ottimizzare per il minimo, trovare un minimo, un'esperienza minima da garantire a tutti i browser e poi da lì migliorare progressivamente l'esperienza è un ottimo approccio, sia in generale sia relativamente alle performance. Le immagini, come ho detto, sono molto importanti. Ci sono le immagini responsive, funzionano, si possono utilizzare, utilizzatele se non utilizzatele, se non le state utilizzando. E in particolare potete fare il lazy load, è una soluzione più che accettabile, anzi consigliata per il caricamento progressivo delle immagini. Se supporti JavaScript, poi supporti il lazy load, carica le immagini lazy load. Quindi carico prima un'immagine a super bassa risoluzione, un'immagine con una risoluzione molto bassa, e poi tramite JavaScript carico la versione più alta risoluzione. Non c'è retina che tenga, è la soluzione che è migliore questa. Le GIF, signore e signori, anche qui utilizzerò una metafora molto sottile, culturale. È un po' come utilizzare una GIF su un sito che deve essere performante, è un po' come se sei il numero uno del mondo, giochi contro il numero 63, se non sbaglio, e perdi a Wimbledon. O peggio, come se fai il galletto, questo Djokovic era il numero uno del mondo fino a poco tempo fa, faceva il galletto all'ultimo Australian Open, che è un torneo importantissimo, che ha vinto Federer, faceva tutto il galletto, il figo, aizzava la folla, e poi ha perso contro un uzbeko numero 150 in classifica, è stato tipo uno shock. Ci siete tutti? Ok. Se proprio dovete utilizzare delle GIF, c'è GIF Lossy e diverse altre librerie per ottimizzare le GIF e rimpicciolirle. Se proprio siete fighi e riuscite a non utilizzare le GIF, un'ottima alternativa è utilizzare un video della GIF che va in autoplay. È la soluzione incredibilmente più leggera e incredibilmente più utile sotto diversi punti di vista. Finisco sulle immagini. Per ottimizzare l'immagine ci sono sia diversi tool o librerie da utilizzare in casa, come MozJPEG o ImageMagick. Si tratta di grandi righe di codice, ma direi che questa platea di sviluppatori, eccetto te, si troverà a suo agio. Oppure, per te, ci sono delle soluzioni a pagamento. Tipo queste, che 9 volte su 10 si tratta di servizi esterni dove tu chiedi l'immagine, lui da solo capisce che tipo di browser sta richiedendo questa immagine e dà la versione ottimizzata per quello. Insomma, questi sono quattro diversi servizi leggermente diversi tra di loro, si occupano di dare l'immagine più adatta alla richiesta del client. Opla. Sempre lato front-end. Lato HTML, CSS e JavaScript. Allora, se non sbaglio, lato HTML e CSS è molto utile. Non ho le note del presentatore, ma sono sicuro di me. Lato HTML e CSS è molto utile, ovviamente, utilizzare delle pattern libraries tipo Pattern Lab o altre soluzioni, perché noi lavoriamo insieme su Pattern Lab, o altre soluzioni che tendono a ridurre l'utilizzo il proliferare di classi e di CSS. Un'altra soluzione valida lato CSS, ci sono delle regole che in questo momento non mi ricordo, come ok, c'è di sicuro CSS. Quanti di voi non utilizzano un critical CSS? Quanti di voi non sanno cos'è il critical CSS? Uno, due? Voi lo sapete? Che non sanno, allora anche tu tre. Ok. Il critical CSS in pratica è una
Immagina come si carica una pagina e teoricamente abbiamo detto prima il CSS va nel LED. Il critical CSS è il CSS relativo solo alla parte che si vede nello schermo, quindi la parte alta, che si mette in linea, quindi subito in line nel LED, e poi via JavaScript si carica il resto del CSS. È un modulo di Node che ti fa. C'è un modulo di Node che ti conta proprio solo gli elementi e qui ti prende solo il CSS. Insomma, funziona questa cosa qui. Questa cosa qui fa aumentare lo speed index, fa impennare lo speed index. Lato JS, lato JS, siete tutti molto più bravi di me. Modularizzare tutto in async, l'ultima versione di ECMAScript ci permette di modularizzare le componenti e quindi potete riutilizzare solo le parti delle librerie che vi servono. Non ne sono un esperto, quindi non andrò nel dettaglio. Critical CSS l'ho appena detto. La specificity è quanto è lungo il selettore del CSS. Questo selettore del CSS più è corto, più il browser è contento, più il browser è veloce. Quindi è molto utile utilizzare delle modalità di naming delle classi tipo BEM o ITCSS. Se non sapete di cosa parlare, queste sono ottime opportunità da prendere per limitare la specificity. Andando avanti, il CSS containment è una nuova regola di CSS che dice questa carica prima questa parte di questo elemento rispetto agli altri. Quell'elemento lì ha una priorità maggiore rispetto agli altri elementi. È relativamente nuova, però sta arrivando, si può utilizzare, non succede niente di male se un browser non la supporta. Lato backend, dicevamo, HTTP 2 è la più grossa novità. Il supporto è praticamente tutto verde, semaforo verde per il supporto, e quello che cambia è praticamente il mondo, nel senso, prima con HTTP 1 c'era una pipe di richieste. La grossa differenza è che adesso c'è il concetto di multiplex, cioè ci sono più richieste in parallelo. Che succede? Che mentre prima dovevamo minificare le risorse e avere il minimo numero di richieste HTTP, adesso avere più richieste HTTP non è più un problema. Quindi soluzioni come gli sprite CSS, le immagini inline nel CSS o nel markup, o i CSS JavaScript concatenati, non sono più necessari. Il domain shrading è tipo differenziare il numero di domini per avere più risorse in contemporanea. Queste qui non sono più necessarie. Anzi, cambia proprio il concetto, più si spacchettano le risorse adesso, meglio è, nel senso, avremo tutti gli asset singoli per una determinata pagina o funzionalità del sito, avremo le risorse organizzate più a sezione rispetto che tutte unificate, e attenzione ai domini multipli perché HTTP 2 funziona sul protocollo HTTPS, quindi c'è bisogno di un certificato SSL. Questo certificato SSL, se diviso da più risorse, rischia di non essere più valido e quindi insomma c'è bisogno di una particolare attenzione sotto questo aspetto perché se poi non è più valido il certificato, cose così, non ti danno più le risorse e lì si hanno problemi seri. Quindi HTTP 2 è il futuro sotto questo punto di vista, senza dubbio, bisogna starci molto in occhio. Riassumendo, oppela, oppela. Mobile First Progressive Enhancement vanno bene, le immagini ottimizzate sono assolutamente una mantra, il codice deve essere pulito, quindi occhio a framework vari, bootstrap, robe varie. HTTP 2 è la grossa novità. Detto questo, vi beccate un altro video del ruggente Federer che fa finta di essere un giocatore degli anni 80. Eccoci qua. Federer fucking amazing. Ultima parte, ci siamo, ce l'avete fatta, siete dei campioni. Finito, manca solo un aspetto, quello non tecnico. Ho messo un altro video, questo è il Roger Federer che si incazza, che sbatte le racchette, cose così. Si vede molto di rado, ma anche lui si arrabbia. L'aspetto non tecnico è molto importante. Vabbè, ci sono altri pezzi di Federer che si arrabbia, si slaccia i capelli, si picchia da solo. Vabbè, queste cose qua. E quello che volevo dire è che ci sono alcuni contesti in base a se il sito è molto grande o la società per cui lavorate è più o meno grande. Cambiare contesto può voler dire mettersi un cappello,
togliersi un cappello, il cappello da sviluppatore e mettersi quello da grafico, oppure potrebbe voler dire chiedere al vicino di banco, oppure volebbe se si tratta di un contesto molto grande, potrebbe voler dire cambiare edificio e chiedere a un altro capo di un intero gruppo che sta lavorando su un aspetto del sito. In particolare, però, dobbiamo trovare un modo per lavorare con il grafico di turno, con il programmatore di turno, con lo UX capo di turno, con il project manager di turno e mitigare, come dire, tutte le richieste di queste figure diverse con diverse necessità. Tra cui anche quelli social che sono i peggiori. E non c'è una soluzione per questo. L'unica soluzione è essere cordiali e identificare una figura del responsabile delle performance, che è quello che si occupa di queste, che va da tutte queste persone, e poi trova una soluzione con ognuno di questi, con ognuna di queste figure. Ci sono alcuni metodi che vanno bene per alcune figure, ad esempio con i grafici. Che ad esempio il grafico che vi mette 10 font family diverse o che vi mette 1000 immagini all'interno della stessa pagina. Come si può fare per trovare una quadra con i grafici? Esiste il performance budget. Che cos'è un performance budget? Ci diamo, ad esempio, c'è un template tipo la home page o la pagina prodotto. Ci diamo come budget, sempre basandoci sui concorrenti o basandoci su noi come siamo adesso. E ci diciamo che il budget è tipo 800 kilobyte o 1 mega e 2 o quello che vogliamo e poi andiamo a dividere, diciamo ok, 200 sono per le immagini, 200 sono per il JavaScript, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo stare dentro quel budget. Se vediamo che la pagina sfora questo budget, dobbiamo cambiare qualcosa, qualcuno si deve sacrificare. Questa pagina qui è un tool per fare il performance budget, molto carino, e l'ha fatto Brad Frost, quello di Pattern Lab, se non è, molto carino. Performance budget, scrivete. E detto questo, ad esempio con gli editor, una domanda tipica è: io faccio il sito, poi lo do al cliente e il cliente ci mette dentro le peggio immagini. Si può lavorare, si deve trovare una quadra anche sotto questo punto di vista. Ad esempio, con gli editor è utile avere un piano editoriale. Quindi vai dal tuo cliente, quando gli dai il sito, gli dici: non dovrai mettere più di due immagini per volta, o non puoi mettere le GIF. Oppure c'è il dipartimento delle GIF, ok, nelle linee guida di come si scrivono le news del sito di sport, non ci si possono mettere le news più grandi di questo, o non ci si possono mettere più di un'immagine, o eccetera, eccetera, eccetera. Piano editoriale for the win. Detto questo, l'unica cosa sulla quale siamo certi è che vanno coinvolti tutti gli attori chiamati in causa. Ci devono essere degli obiettivi condivisi, quindi tutti devono come dire, accettare gli obiettivi di performance del sito e prepararsi a perdere, nel senso che non sempre la soluzione più favorevole alle performance è quella che viene presa, perché magari è più importante la condivisione di Facebook o è più importante l'immagine particolarmente grande rispetto alla frazione di secondo in meno. Concludendo, prepararsi a perdere, quello è Federer che ha perso lo Australian Open nel 2009 e piangeva come un bambino. Concludendo, che tu sia Federer e debba giocare la partita più bella della storia del tennis, o che tu sia me e continui a perdere contro il cardiologo dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, scendi in campo e fai il tuo gioco. Grazie a tutti, è finito. Domande. Abbiamo del tempo per fare qualche domanda se ne avete. An In generale può andare senza sentirsi in colpa. O se avete domande Abbiamo sul tempo. tennis, in Sardegna, non so come siete, come va. Giocate a tennis in Sardegna? Non lo so se gioco. Devo notare un po'. Te lo faccio io, dai. Vai. Di? Tagli terze parti, quindi quando aggiungi qualcosa nel tuo sito, questo qualcosa carica. Ciao. Ciao, questo qualcosa carica chi scrivi di terze parti, dei quali noi non abbiamo detto. È la
parte del prepararsi a perdere? È la parte di sicuro del prepararsi a perdere, in particolare ovviamente le pubblicità sono i primi in questo caso. La cosa che si può dire è che puoi caricarle in asincrono è il minimo che tu possa fare. E poi, poi l'altra cosa è il concetto di coinvolgere tutti. Cioè, quando tu sei l'unico portatore sano, diciamo così, di questo virus, delle performance, è una battaglia contro il mulinamento, no? Ma quando comincia ad essere diffuso nella cultura dell'azienda, a quel punto l'azienda stessa comincia ad esportarlo verso l'esterno. Cioè, tu come developer indipendente puoi cominciare a sensibilizzare sul tema e dire: io non ho potere di intervenire su queste script, su queste chiamate, su queste inclusioni, perché il business... Ciao! Il business sei grafica, arrivato giusto in tempo. Ho scritto... Vai, tranquillo. Perché il business, la grafica, chiunque ha, li ha richiesti, e portano traffico, portano soldi, portano qualunque cosa. Però quello che diciamo si può cominciare ad esportare è: ok, noi vogliamo le terze parti, però alle terze parti diamo delle guideline che facciano in qualche modo smuovere, siccome tanto viaggiano dei soldi su queste collaborazioni, nel senso che di solito appunto sono logiche di profitto, di traffic generation o di advertising, di sensibilizzare verso un tema che diventa critico per l'azienda. Questa è l'unica cosa che si può fare, quindi avere pazienza, prepararsi a perdere, ma non rinunciare. Perché quando poi tu riesci a dimostrare che tu hai fatto tutto il lavoro che potevi fare, quindi a meno di magari salti strutturali, devi passare alla HTTP 2, tanto per farne uno semplice, ma potrebbero essere anche come dire, condizioni diverse, passare da una versione di un CMS ad un altro, perché quella nuova ha tutta una serie di ottimizzazioni e strategizza le pagine, cosa che invece il vecchio non faceva, e te le pubblica tutte le volte, tu sconti tutte le volte un tempo di backend per generare la pagina. Anche questo o le, rigenerare le immagini o quindi quando tu riesci a dire: noi nelle condizioni in cui siamo, a meno di significativi investimenti, non riusciamo a abbassare le performance del sito, cioè a far crescere le performance del sito abbassando i tempi e migliorare la nostra condizione, l'intervento, cioè le terze parti ci penalizzano in misura maggiore di quello che potrebbe essere il beneficio che noi avremmo dal fare questi investimenti o dall'adottare dei cambi, diciamo, significativi. Allora in quel caso ovviamente cominci a mettere fuori l'idea che ha senso telefonare, chiedere che minifichino uno script, che garantiscano che le immagini siano ottimizzate prima di caricarle sul loro server, piuttosto che qualsiasi altra cosa. E ripeto, siccome viaggiano dei soldi, tipicamente le terze parti sono un po' restie, perché ragionano in termini di un cliente in più, X soldi in più, e i miei sistemi sono sempre gli stessi e non devo toccare niente. Però è chiaro che il rischio di perdere un cliente perché ti chiede di minificare delle risorse, ti chiede di post-processare delle immagini che ti arrivano dalle agenzie, magari a quel punto è for the win per tutti. Perché se una terza parte di ADV decide che post-processa le immagini e le riduce e le porta a delle dimensioni decisamente più piccole a parità di qualità visiva, siamo tutti più contenti. Magari è stato perché l'abbiamo chiesto noi nel nostro sito abc.com, però ci guadagnano tutti. Cioè, quelle cose che hai detto sono giuste, e come si può misurare per fare il caso, in modo che tu puoi dire: ok, noi da un lato guadagniamo, però dall'altro perdiamo. Non so se è chiaro, perché io sto mentendo il discorso che tu, nel caso appunto, tu vendi degli spazi, lì però cioè diventa difficile contattare tutti quelli che poi in questi spazi ci mettono le loro attività, le loro pubblicità, eccetera. Beh, se tu fai da concessionaria per i tuoi spazi, quindi sei vendi direttamente e non hai una concessionaria o una terza parte a cui deleghi questo, lo puoi fare tu, nel senso con dei meccanismi di ingestion della DV di preprocesso. Se invece usi una terza parte, l'unico criterio è quello, cioè vincolare la terza parte e rispettare delle linee guida aziendali. Io ho un'altra domanda: hai parlato di critical CSS, yes, di come utilizzarlo quando fai la build del sito. Questo vale per quando lavori locale. Come riesci a implementarlo su
due siti di marchi che hanno un CMS piuttosto che un CMS custom? Allora, diciamo, nei siti di locale, che sai qual è la parte sopra, puoi isolarla, metterla su e quello è facile. Ovviamente nei siti molto grandi che hanno componenti diverse all'inizio del sito, devi fare la media, cioè fai la media, cioè qual è la parte che c'è sempre in altro, l'header, la navigazione, la struttura della pagina, isoli quelle parti lì dal resto del sito e diventa un po' un minimo comune denominatore di tutte le pagine e carichi quella parte lì, comunque magari non sarà la soluzione ottimale per eccellenza, migliore in assoluto, però comunque lo speed index è minore rispetto a non utilizzare il critical o caricare delle parti che poi non sono. Poi comunque c'è un limite di non mi ricordo quanti 14 kilobyte che si possono mettere in riga e... ma quello per la HTML in generale, se no lui spezza le... cioè fa un altro è proprio un treno di pacchetti che arriva dopo e lì è sul protocollo. No, so che se la pagina HTML pesa più di 14 kilobyte lui te la spezza automaticamente, il browser spezza automaticamente le chiamate in più round trip, quindi anche se fossero 15 con in più lui... ci vediamo al prossimo giro. Non è tanto il browser, no. È proprio il protocollo, no, okay. guerra civile. Diciamo, la dimensione massima del trenino di pacchetti è quella, quindi il browser deve dire al server che gli è arrivato per ricevere quello successivo, va diciamo, comunque ha acquisito quella parte lì, però non riesce, se non ha finito di digerire il documento è pending il task, diciamo, del parsing dell'HTML e quindi anche se ha il CSS non riesce a utilizzarlo, che è un po' uno spreco al giorno d'oggi, sì, avere un critical CSS e non utilizzarlo. Diciamo che hai un impatto, però non vuol dire che bisogna fare i siti con dell'HTML di meno di 14k, perché in ogni caso il CSS, se lo carichi asincrono, non è detto che ti arrivi, cioè tipicamente ti arriva dopo che ti è arrivato il secondo pezzo di HTML o il terzo qua. Invece rispetto diciamo, alla domanda che fai tu, è chiaro che il costo di generare un critical su una pagina dinamica ti alza i tempi, diciamo, di esecuzione back-end, quindi non è conveniente. Se la pagina è generata dinamicamente e staticizzata, cioè la genera dinamicamente però la cache per x minuti, allora a quel punto, siccome questo ciclo di vita può essere filtrato da uno strato di cache davanti, puoi usare lo strato di cache davanti per avere la copia statica già col critical che fa riferimento all'ultima versione della pagina. Quella nuova viene generata dal CMS, passa su un tool che costruisce il critical per quella pagina lì e poi aggiorna quella che legge lo strato di cache. Okay. Comodissimo. Tanto lo strato di cache, se non la trova cambiata, continua a usare quella che si tiene in memoria o che si tiene, diciamo, nella sua... Sì, anche se le pagine magari vengono cacciate solo per un minuto, tu comunque il frame è sempre lo stesso, cioè il layout. Sì, però a quel punto puoi usare la tecnica che diceva Andrea, cioè dire vabbè, il critical è fatto della parte che non è influenzata dai contenuti editoriali. Sì. Quindi non hai impatti. Cioè c'è proprio nello scheletro di pagina. La cornice, sì. È già sempre a livello di performance percettive, è sempre qualcosa da costruire la pagina bianca. L'altra cosa che puoi fare è fare il worst case, cioè dire i miei editor possono mettere lo strillo latest news, poi possono mettere la news larga o la news o il doppio blocco di news e quindi fare, diciamo, il critical di ogni versione, fare il merge del CSS risultante e lo puoi fare sia a mano sia con dei tool e quindi avere il consolidamento di quelle regole lì e usarle come critical che magari è il 120% di ogni template. Però quel 120% copre il 300% dei casi, no? E probabilmente riesce a implementarlo con l'Odd CSS, la libreria di cioè utilizza entrambi, esatto. Critical per estrarre il pezzo e per iniettarlo utilizzi l'Odd CSS. E metti il tag no script con lo style del CSS nel caso peggiore che uno non ha già. Anche se in realtà oggi con il preloading
prefetch, prelogs. Puoi usare direttamente, cioè usare diciamo un load CSS come polyfill, sì, sì, ma usare direttamente le chiamate native del browser se usi. Leggevo oggi un articolo di Eddie Osmani proprio su prefetch, prelogs di Chrome. È fresco, proprio di qualche giorno fa su Medium. Sì, da leggerlo. Perché ah sì, esteso... su DNS prefetch and preload, sì, che ha detto che cosa succede in Chrome quando... Ma sul, perché sui font lo puoi già usare, e l'hanno esteso, quindi, ed era già da 4-5 versioni almeno, perché direi che già da fine dell'anno scorso puoi fare preloading dei font e poi scambiarli direttamente con sul link tag. Adesso l'hanno esteso a tutte le risorse, che prima il browser non capiva cosa... Tutte le risorse testuali. Sì, beh sì, in realtà no, che fanno così tutto. Ci sono immagini font. Immagini però sono binari, penso che vale anche le immagini, sono anche quelle immagini. Io avevo una domanda su quella slide del 90% di quello che si può fare succede davanti, no? Nel front-end. E dove metti un po'? Cosa definisci con front-end? Cioè dove inizia invece il back-end? Perché pensavo. Nel tempo di caricamento in realtà io tendenzialmente vedo un buon 50% che succede tra il DNS che ti risponde dopo 2 ore e quello è il Landshake, ok, e il browser rientra comunque in quello, cioè il backend e il time to first byte, quello è il backend, okay. Che sarebbe meglio tenere sotto 400 millisecondi al 100%, cioè consigliato se sei sotto 400 millisecondi sicuramente per il time to first byte e poi è che quello che si trova nel waterfall di Europe Stessa oppure quello del Chrome, quello che succede dopo, quello che puoi misurare e lavorare. Mm-hmm. Il server invece è l'unica metrica, quindi tutte le altre metriche come speed index, time to complete eccetera sono tutte metriche contente. Sì, l'altra cosa che puoi fare al backend è quello che dicevamo prima, cioè usare delle cache. Mettere davanti allo strato computazionale, quindi che tu abbia delle componenti di generazione dinamica dei prezzi, di transazioni di qualsiasi tipo, di login su sistemi legacy che sono lenti e così via, cache è impossibile davanti e fai fare lo strato di cache il lavoro di disaccoppiamento dai tempi che hai dietro, e l'altra cosa che puoi fare è non metterlo in pagina, cioè se hai un login lento che ti restituisce il nome dell'utente, non mettere ciao virgola nome scritto nell'HTML con quella roba lì dinamica di un tag Java, Ruby o qualunque cosa che deve fare la chiamata e deve aspettare, lo metti con una chiamata Ajax, staticizzi la pagina, è sempre uguale, e poi lo strato di logica front-end va a fare la chiamata e quando scopre come ti chiami te lo mette lì. Tu dici per quando... Se hai delle componenti di back-end lente, sì, le disaccoppi o con uno strato di cache, con il rischio che l'informazione non sia esattamente l'ultima, oppure chiamandole dopo che è arrivata la pagina strutturata. E quindi vedi un... una parte bianca che non si vede, poi poi diventa un problema di UX. Sì, cioè il concetto è anche quello, nel senso non è che deve risolvere tutto il developer. È successo sulla componente di login che c'è stata appunto questa componente lentissima, e quindi c'è l'icona che diventa rossa o bianca se sei loggato o no, e quando sei loggato, cioè invece di non utente o no, cioè tipo accedi all'area personale, quando clicchi sull'area personale parte la chiamata e no, una chiamata Ajax se ci metti il tempo che ci metti, però tu hai salvato il sì, 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 certo. Sì, perché pensavo anche a, ad esempio nel shake quando si sulla TPS che magari allunga quei tempi di, cioè prima che tu possa effettivamente eseguire codice, comunque magari passa quel mezzo secondo che dici. Sì, non è più così. Se HTTPS è configurato bene, okay. Una volta c'erano 2 round trip per avviare la connessione, adesso in 1 round trip si fa l'handshaking e la richiesta. Okay. Che c'è un protocollo aggiuntivo che se ricordo bene si chiama tipo HSLS, qualcosa del genere, che se è configurato ovviamente lato server consente di dimezzare
l'handshaking sul, diciamo, sullo scambio di chiave di cifratura. E quindi di fatto oggi HTTPS non ha pregiudizi, ripeto, se è configurato bene, non ha pregiudizi rispetto all'HTTP semplice, che è uno dei motivi per cui Google premia sistematicamente i siti in HTTPS, cioè li premia dal punto di vista SEO, li premia dal punto di vista dello spidering. Io ho una domanda su, più che una domanda, magari un tema per discutere sui consensi di condivisione, no? E come incidono, essendo insomma anche lì delle terze parti, secondo me, completamente. Sì, li togli oppure la condivisione, però in massima carichi con il solito discorso, carichi dopo e... Sì, ci sarebbe quella tecnica che tu visualizzi i pulsanti, non è il massimo, però la tua parte non ha salito, tu visualizzi i pulsanti di condivisione, il click si attiva il JavaScript, e la seconda parte della condivisione. Però c'è due click di... La tua UX non è il massimo, però la tua performance, tu, se proprio vogliono i clienti oppure chi decide. Vabbè, lì poi dipende appunto il... Sì. Io ho letto uno studio di Luca Robesti, lui aveva fatto uno studio su 6 milioni di sessioni di diversi siti, ha dato traffico, e su quei siti l'utilizzo dei pulsanti di condivisione era di 0,025%, quindi sotto... cioè sotto 15 persone, cioè, una roba proprio sotto, neanche 1%, neanche 0,5%. E poi sacrificabili. Sì, cioè sono dati reali di utenti reali che non hanno fatto nessuna azione su dei siti di contenuti di interesse, quindi dovrebbero essere condivisi. Non è che non c'era condivisione, non erano utilizzati i pulsanti, quindi la gente probabilmente da mobile utilizza i pulsanti integrati nel browser piuttosto che nel sistema operativo, e invece per tutto il resto anche poche incolle della URL direttamente, quindi si possono togliere. Però ti sei risposto. Sì. Le statistiche. Sì. Guardi le statistiche, se usi una terza parte, guardi le statistiche della terza parte e decidi di suonare di quelle. Che poi lì il problema più grosso che io ho riscontrato, proprio, cioè mi era capitato di riscontrare, è che prima non era una sincrona di script, e quindi no, se se non, praticamente se lo script di terza parte non era disponibile, il sito andava in timeout. Facebook quindi... lavora, ha già il service worker integrato. Direi che oggi l'unico problema, che è un po' un problema comune, è che non hanno tempi di cache alti sulle risorse, JavaScript ovviamente, perché esigenze di cambiare, per poterle cambiare, aggiornare. Però appunto Facebook comunque lavora con un service worker, quindi è già, ed è tutto completamente asincrono, e Twitter anche è completamente asincrono, altre condivisioni dipende poi effettivamente da come tracci. Ci sono domande? Sempre no? Faccio sempre io? Sì, sì. Io credo su WordPress, cioè su WordPress è relativa alla WordPress. Se ci sono dei plugin che influiscono di più o di meno sulla velocità di caricamento del sito, secondo me può rispondere a YouTube. Se ci sono dei plugin che incidono sul tempo di caricamento del sito, ovviamente ogni cosa che cioè non è che ci sono quelli che fanno di più o fanno di meno, però ogni cosa che tu aggiungi al sito ha un peso, e ha delle chiamate, dei file, e spesso i plugin non sono sviluppati in ottica di performance, quindi si fanno determinate cose, cioè risolvono determinati problemi, però dall'altro lato nessuno, cioè lo sviluppatore che fa per cui non pensa alle performance a mente, come lo sviluppo, e quindi non ti so dire quale devi utilizzare, quale non devi utilizzare. Più ne aggiungi, sì, probabilmente più il sito lavora e si ha la tua fronte di capire. Si potrebbe quasi dire che forse vale la pena usare. Sì, se ne puoi fare meno, non usarli. Prego. Ancora una domanda? Se devo scappare, sì. Prego. Grazie. Ci vediamo. Ciao. Prossimamente. Ok. Ciao. Hai parlato di Lighthouse. Io so che viene utilizzato per vedere tutta la checklist di una progressive web app. Sì. Giusto? Sì. Ci puoi dire qualcosa su... Le immagini sono la cosa più rognosa da ottimizzare, cioè sempre un
un rating basso rispetto a quello, nonostante tu cioè, devi utilizzare diverse cose su diversi punti di vista. Sulle progressive web app, Lighthouse va benissimo e ovviamente segue il modello Google che peraltro diciamo le ha proposte. Quindi banalmente il sito deve essere in HTTPS, deve avere un service worker, testa se togliendo la connettività il sito è in grado di rispondere, se risponde con una versione offline. E testa se hai manifest, se hai tutta una serie diciamo, elementi che vanno anche verso la possibilità di installare con un'esperienza nativa sui device Android, quindi con l'icona customizzata e l'apertura full screen. Quindi sì, direi che come tool è valido in generale per farsi un'idea effettivamente di quale, anche se uno non adotta le progressive web app, tra l'altro è configurabile, quindi puoi escludere alcuni test che sai che faresti. Come al solito io l'unica cosa che diciamo che va bene su una fase iniziale, poi lascio poi un po' il tempo che trova, è il concetto di avere un punteggio, cioè uno score. Lo score va bene quando tu hai uno score basso e facendo delle cose questo punteggio aumenta. Quando tu non riesci più a far aumentare il punteggio, non bisogna fossilizzarsi sul punteggio, certo. Perché a quel punto sei arrivato ad un livello per cui comincia ad avere senso guardare altre metriche. Quelle che vedevamo prima, che sia lo speed index, che sia il first paint, che sia, non so, avere... Tra l'altro delle metriche che possono essere completamente business, cioè questa pagina è fatta perché l'utente scrolli fino a lì o clicchi quel bottone lì, e io quello devo andare a misurare alla fine. Cioè nel senso, è ovvio che meno ci mette la pagina a caricarsi, meglio è, e più mantempre. Poi il problema delle web performance sono la soluzione, diciamo così, col coltellino svizzero del programmatore livelli, che sia web operation, che sia front end, che sia back end, qualunque, ognuno ha il suo coltellino svizzero e toolset, ma sono la soluzione di un problema molto più semplice, che sta dentro la testa della gente. Cioè faccio una roba e dopo un secondo mi sono completamente dimenticato perché l'ho fatta, perché nel frattempo mi è arrivata una notifica. Allora è più importante che resti qua con una pagina bianca? Cazzo stavo guardando? Cioè era il video di Vettel che arriva primo? No, aspetta, forse era il talk di TeamCat? Intanto c'è la notifica, clicco la notifica, vado a vedere quella roba lì. E mo' perso, finito, basta, c'è quella roba lì. Mi è uscita dal cervello, non mi ricordo più perché l'ho fatta. E magari mi torna, cioè magari quello stesso stimolo ce l'ho dopo 6 ore. Però se quella roba lì era, che ne so, appunto, early bird ticket di una conferenza, o era c'è l'offerta a 20 euro di un biglietto per andare a Roma in aereo, e io, perché mi è arrivata una notifica, qualunque cosa, me lo sono dimenticato, e succede. Quella roba lì, magari dopo 6 ore mi dico, ma cazzo, già vedi, infatti stamattina quando ero in metropolitana lo guardi, finta l'offerta, finti posti, no? E allora il problema delle web performance, come dire, ma perché è un problema di business? Perché se io ho uno che clicca lì e clicca in quel momento lì, vendo o faccio, diciamo così, nel senso raggiungo l'obiettivo che mi sono sottratto. Ancora di più, sono fatto una campagna per dire, ehi, venite a cliccare, ehi, venite a fare, a comprare, perché c'è lo sconto, perché c'è qualunque cosa. Quindi è un problema psicologico risolto con degli attrezzi che non sono psicologici ovviamente, ma che cercano di rispondere a questo tipo di distrazione e in generale soglie di attenzione progressivamente ridotte. Grazie. Ci sono ancora domande? No. Ci sono le progressive web app e poi c'è la progressive reduced attention. Sarebbe da fare un talk sulla progressive web app.